Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati nelle avventure di Giangi nel circus della Formula 1. Siamo alla sesta tappa dopo la disastrosa quinta tappa di Barcellona. Siamo a Monte Carlo nel Principato di Monaco. Weekend spettacolare per noi, siamo pronti a rifarci dal weekend nero spagnolo. Ci siamo qualificati all'ottavo posto, quindi raggiunta la Q3 e battuti anche due avversari in Q3, quindi direi super positivo. Ascoltiamo la segreteria. Indovino. Finisce almeno al dodicesimo, le cose si fanno toste. Più in alto di Nico e Pascal sconfitto. Continua. Avanziamo subito alla gara, intanto dopo le qualifiche sono ripassato in vantaggio nella rivalità con Nico Hülkenberg. Vai alla gara. L'automobilismo è cambiato molto dal primo Gran Premio all'inizio del XX secolo. Ora, prima di partire, diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Nico Rosberg. Eccoci qua, vediamo che strategia ci propongono. A me questa non dispiace per niente. Direi ultra soft e super soft. Devo stare attento perché, anche se potrei anche fare questa tutto sommato, che mi piace andare via con le gomme. Non so, dopo andare via con le gomme disastrate mi sto un po' sulle palle, a dire il vero. Facciamo questa, dai. Facciamo un po' di strategie alternative. Indietro. Beh, niente, ragazzi, iniziamo gara. Facciamo una bella roba, skippiamo il warm-up tutti insieme appassionatamente. E beh, salta warm up, via. Eccoci qua ragazzi, get ready. Prima marcia, semafori. Via 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 via. Mio Dio, non c'è spazio, che cos'è sta cosa? Proviamo a infilarci lo stesso. E che partenza! E che prima curva! Siamo dietro le frecce d'argento. Giangi, Giangi, l'orgoglio di Giangi che viene fuori dopo la figuraccia di Barcellona. Cercano di scappare le due Mercedes, probabilmente ce la faranno. E invece no, questa curva noi guadagniamo moltissimo grazie a un taglio che ci concedono, ma che non so quanto lecito possa essere, ma noi, dato che non ci dicono niente, mettiamo in tasca come al solito. Brutta questa. Terzo posto, signori. Qua vado sballotto a destra e a sinistra come una pallina da ping pong. Da epilessia ragazzi questa pista, ve lo dico. Dovrebbero mettere un disclaimer per chi soffre di disturbi epilettici. Intanto ho fatto un po' cacare in quella parte. Ma riprendiamo la concentrazione.
buono. Le Mercedes. Quello è il pezzo in cui soffro di più. Mi viene una volta sì e 10 no. Anche qua succo abbastanza. Credo, sto facendo da tappo ai top team, tranne in questo pezzo qua, come già detto. Abbiamo preso un po' di margine che prontamente perderemo nel primo no qua ragazzi. Ragazzi, flashback in sta pista, perché non perdona, non si può sbagliare, io non sono Gesù. Un po' di respiro dietro. Benzina grassa. Vediamo se riusciamo a staccarci un po' dal buon Max. Buono questo pezzo. Che gara di Giangi al terzo posto. Grado de ultra soft si fa sentire.
mia, che rischi. Io direi che entriamo ai box, che tanto abbiamo la strategia. A due pit stop. Che qua è un attimo andare contro il muro, meglio aver gomme fresche. Ah. Ho capito. Mi fermo. Anche perché sto cominciando a... Ottimo. Box. Amici in pigiama, dove siete? Cazzo fanno? Mi cambiano il musetto pure questi. Signore mio. Quindicesimo adesso, speriamo bene. Sedicesimo. Temo per il risultato finale. Anche se adesso con le ultra soft nuove dovrei guadagnare sugli altri. Speriamo che sia così. Ma va a cagare, Sainz. Andiamo alla caccia di Massa. Buonissimo questo pezzo. C'è un trenino di auto là davanti. Mi ha distratto il giro più veloce, ragazzi. Giro più veloce.
1:16:03 per Gianluigi Guida, giro più veloce quest'oggi. Siamo indemoniati, speriamo di chiuderla bene sta gara. Ci siamo attaccati al trenino. Non ho capito chi c'è, ho visto anche una Ferrari. Massa Button, Kvyat, ah no, che cazzo ho visto, una Ferrari. Dai Massa, vuoi che ti spingo? Sì, mo come sorpasso qua io. Così. Mamma mia, che overtake ragazzi. Vettel ne approfitta. Ci infiliamo anche su Batto, vaffanculo. Mi dispiace Jenso. Che arroganza, ci infiliamo ragazzi su chiunque. Non c'è spazio, ma noi lo troviamo comunque. Alla caccia di Magnussen. Uscita pessima, la uscita pessima, ma non importa. Mamma mia che sorpasso. Fuck. Ah, lunghino, 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 non fa niente. No, ho sbagliato tasto. Ok, il mix 2 ce l'abbiamo.
Che abbiamo che ci tallona massa addirittura. Bene. È comunque una buona notizia, caro ingegner Alex. E anche questa è una buona notizia. Pasquale. Cazzo, Massa indemoniato, ci mette pressione. Mamma mia, che rifili. Cosa succede dietro? Avvertimento, va benissimo. Cosa ha fatto? Si è fermato Massa. Oh no. È ancora là. Oddio mio, mi sta venendo un... schizofrenia mi sta venendo. Se, non so se può venire, ma... mi sta venendo comunque. Dopo. All'ultimo stint la usiamo. Finestra pit stop. Ventiduesimo giro. Auto dietro.
cazzo è là un doppiato, che minchia è? Naser. Forza, forza! Super soft! Vado sì. Undicesimo. Par giusto, abbiamo Vettel dietro. Mi sa che dietro resterai, caro Seb. Cosa sto facendo? Pilota dietro. Fuori dalla gara. Mamma mia. Pilota davanti. Ma come? Ops. Bravo, vattene, vattene Carlos. Contro chi competo? Sono ancora 14 giri. Errorino. Chi diavolo è? Non c'è nessuno ai box. Pilota davanti. Merda.
Che faccio ragazzi, miscela grassa? Miscela grassa o no ancora? Proviamo a metterla grassa, vediamo cosa succede. Mamma mia, che peli. Lunghetto. Minchia, ottavo però, non è che sia chissà che. Pilota davanti. Pilota davanti. Mamma mia, che rifili ogni volta. Che mi segue. Tocca difendersi da Vettel qua, mi sa, eh. E compagnia bella. Ma caro Perez, non andrai mica in fine in fondo con le ultra soft. Sergione Perez, e se ci andrai avrai un crollo prestazionale.
Mi auguro di sì. Vedi Sergione, credevi tu di andare sul velluto. Ma mi pare che ci vedremo molto presto, sai? Amico Sergio. Sì, ma cazzo. Pilota davanti. Sergione, sto arrivando. Pensavi tu di essere sul velluto con quelle ultra soft, e invece ti stanno lasciando a piedi. Minchia, due giri però. Son cazzi. Ops. Sto benissimo. Mancano due giri. Quanto è? Pilota davanti. Davanti
Vettel, stai calmo che dobbiamo prendere Perez. E va bene ragazzi, devo dire... Ma che preoccupato, ma stai zitto. Prego, vabbè, ottavo, dai, com'era partita, potevo sperare a qualcosa di meglio, ma ragazzi, è comunque un successone. Oggi secondo me... Va bene, vediamo com'è andata. Hamilton, dovrebbe stare, ciao, Kimi. Pascal Wehrlein in sesto, non ci credo. Non ci credo, è arrivato sesto. Di Pasquale. Cazzo, grande Pasquale. Giù il cappello. Vabbè, andiamo avanti. E passiamo al costruttore. Molto bene, ragazzi, è stata faticosissima. Ho il cervello che è liquefatto, diciamo la verità. Giro pulito per 194. Bla 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 bla. Abbiamo 586 punti, ovviamente. Attenzione, 674, aggiornamento rivalità. Sì, senza malità, però un po' che le abbiamo evitate col flashback, diciamo la verità. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ci manca un punticino per vincere la rivalità. Credo che ormai ce l'abbiamo praticamente fatta. Cazzo, abbiamo perso contro Pasca. Incredibile. Buon punteggio carriera, chi se ne frega. Bene ragazzi, andiamo subitissimo alle migliorie. Ricerca e sviluppo. Abbiamo 674 punti. E io ragazzi vado con il terzo della resistenza aerodinamica. Però non mi migliora di tantissimo. Un po' pippa. Il motorazzo qua invece, albero a gomiti, fantastico. Vabbè, quindi condotte dei freni riprogettate o albero a gomiti? Ma mettiamo l'albero a gomiti, ragazzi, perché è un nome bellissimo. Albero a gomiti, via andare. Abbiamo preso anche una Kimmen. E niente ragazzi, allora ci vediamo al prossimo appuntamento, che guarda, lo guardiamo subito questa volta. Prossimo appuntamento in Canada al circuito Gilles Villeneuve. Che circuito che non mi dispiace, vi dirò la verità, quindi mi aspetto un buon weekend, quindi ragazzi mi raccomando, stay tuned, ci vediamo alla prossima, ciao!